prima era tutto facile, adesso non parti più primo e devi stare attento a non cannare la casella. Prenditi un riferimento, c'è il commissario sicuramente col numero 3, terza fila, ma il mio consiglio è prenditi anche un altro. Semaforo verde, la fine di questa cosa qua, della ringhiera. Prenditi un riferimento e cerca appunto di non cannare la casella, perché sennò devono fare un altro giro di informazioni. Va bene. Ok? Perfetto. C'è anche il commissario con la tabella 3. Perfetto. Però sinceramente, cioè, guarda anche lui, dovrebbe essere lì. Occhio a non superarlo. E farò che ti anche fermare, se no si è con sotto il ponte. Magari tenti a destra il più possibile, che la traiettoria è pulita. E quando incominci a arrivare qua ti metti a sinistra. La pista è pulita, però è buono impararlo anche per l'altra pista. Thank you.
Grande al volo. Vieni a fare il dritto. Grazie, PC 016 il chilo. Terza piazza per il numero 35, Roberto Armogita. Secondo, classificato, il 40, Andrea Cavicioli. E con il numero 99, primo classificato, Gabriele Bini. Ed ora per l'ultima tornata abbiamo la classe AM. Terza piazza per Marco Brambilla. Seconda piazza per Roberto Armogita. E vincitore della classe AM di gara 2 del trofeo Predators con il numero 40, Andrea Cavicioli! E allora ringraziamo Andrea Cavicioli, Roberto Armogita, Marco Brambilla che completano la graduatoria AM di gara 2 del trofeo Predators. Salutiamo i nostri amici del trofeo Predators che concludono anche loro il loro weekend di motorsport con la Formula X Italian Series. Un saluto speciale da tutto lo staff della Formula X, l'ITP Toscana Racing. E allora vi salutiamo al prossimo appuntamento. Ciao! Aspetta, fammi spingere prima la macchina.